Sbagliato. No, io non ho preso posizione sul congresso e non lo farò per un motivo, perché per tutta la campagna elettorale hanno detto il Renzi vuol fare il sindaco perché poi punta al rinnovamento generazionale del PD e si candida a Roma e allora lui utilizza Firenze come trampolino. Ora io penso che il modo più giusto per rispondere sia quello di fare quello che stiamo facendo, sistemare le varie vicende di questa città, provarci perlomeno, cercare di scommettere con forza e con determinazione sulle vicende fiorentine. E quindi il modo migliore è stato quello di dire che bello il congresso del PD, io l'avrei fatto un po' meno complicato il meccanismo, perché se uno vince il primo turno e perdi il secondo, io non ho ancora capito che cosa succede, se si va alla differenza reti, se si fa allo spareggio, dipende se il secondo viene vinto con più di 50 o meno, se ho capito bene. In ogni caso preferisco questo metodo un po' complesso al metodo che c'hanno da quell'altra parte. Da quell'altra parte non hanno problema di differenza reti, sono indecisi se andare per acclamazione, per alzata di mano, o se, se c'è molto caldo per evitare, fanno acclamazione in un altro modo, per applauso. Preferisco sempre il metodo mio, del mio partito, nostro, che non il metodo suo, loro, che è un metodo che impedisce l'esercizio democratico interno. Però ci sono tre candidati. Io avrei auspicato la candidatura anche di qualcun altro, mi sarebbe tanto piaciuto che si mettessero in gioco anche alcuni dei ragazzi più giovani che si sono affacciati. Io ho suggerito alla Deborah Serracchiani di correre, ho suggerito a Pippo Civati di correre, hanno fatto scelte diverse, allora credo che sia legittimo che ciascuno di noi abbia un'idea. Il sindaco fa il sindaco e come tale è giusto che non si schieri da una parte o da quell'altra, ma faccia il sindaco. Nella nostra giunta, non ho fatto il conto, sono divisi più o meno a mezzo tra Bersani e Franceschini, più o meno. Il gruppo penso ci sia anche qualcuno per Marino, per cui più laici e neutri di così si muore. L'importante è che il giorno dopo, io mi iscrivo al partito del 26 ottobre, a quelli che il giorno dopo si preoccupano come fare a sconfiggere Berlusconi sotto il profilo politico. Perché quello che è evidente in questo paese è che noi Berlusconi o lo sconfiggiamo con la politica o ce lo ciucciamo fino alla fine. Perché o noi siamo in grado di investire sulla politica o non sconfiggeremo Berlusconi con altre armi, in quanto con le altre armi lui è più bravo di noi. E questo mi sembra abbia dimostrato in modo per alcuni aspetti sconvolgente nel corso di questi ultimi giorni. Io non volevo farti la domanda sul PD per chiederti con chi ti schieri, proprio per avere questa risposta che tu hai dato alla fine. Un PD in grado di essere veramente forza alternativa a Berlusconi, pensi che venga fuori dopo queste primarie, dopo tutta la tornata, diciamo, congressuale fatta di due fasi? Ce la farà? Se devo essere sincero, non credo che sia imminente un cambio di rotta di questo paese. Io non sono ottimista sul fatto che tra un anno si torni a votare e che quindi noi adesso ci attrezziamo per la rivincita. Aggiungo una cosa, perché non ci si dimentichi mai: noi nel 2006 avevamo vinto, e se oggi al governo c'è Berlusconi e il governo che conosciamo, è per nostra responsabilità. Perché ci siamo messi a litigare dal giorno dopo le elezioni finché siamo implosi nel 2008. Allora bisognerebbe avere il coraggio di dire a tutti noi che quando si vincono le elezioni ma si perde il contatto con il paese, e allora poi non è che si può stare a recriminare più di tanto. Se Berlusconi è lì, la prima responsabilità è di tutti noi, io per primo. Oggi ho la sensazione che siamo al primo anno di governo di Berlusconi. So che noi ormai sembra che ce l'abbiamo in casa da 15 anni, cosa che è vera, ma questo è il primo anno di governo. Ne mancano ancora 4. Se noi abbiamo lo scatto di un velocista, rimaniamo a metà del guado, perché ci stanchiamo subito. Occorre creare pazientemente anche una nuova, come dire, capacità di affrontare i problemi del paese.
noi abbiamo perso il contatto con parte dell'Italia. Noi siamo stati a discutere del tesoretto, ma vi ricordate la nostra discussione sul tesoretto? La gente non arrivava più a pagare i mutui e vedeva in televisione Prodi contro Mastella, Rutelli contro Dini, D'Alema contro Veltroni, tutti a discutere il tesoretto di Liberto contro Bertinotti, a dire il tesoretto, cioè i soldi in più che derivano dalle tasse degli italiani, lo mettiamo qui o là. E nel frattempo la gente chiedeva una mano perché non riusciva, era benzina saliva, 2007, vi ricordate che impennate, mutui nelle condizioni che ricorderete. Abbiamo perso noi quel terreno lì. Oggi si tratta di ripartire con calma. Non credo che dal 26 ottobre ci sarà il leader che, come dire, potrà affrontare Berlusconi nel giro di qualche giorno. Non credo proprio. Credo che ci sarà una guida nuova del partito, o se rimane Franceschini uguale, non voglio fare nuovo o vecchia, le cose differente, ma comunque una nuova classe dirigente, che dovrà dire: ragazzi, c'è da fare una maratona, non ci sono da fare i 100 metri, e per fare la maratona c'è bisogno dell'aiuto di tutti, e c'è bisogno anche di riprendere un po' di coraggio e di fiducia, e forse c'è bisogno anche di avere dei sistemi civici e regionali che funzionino bene. Quindi andiamo con ordine, presentiamo un bel candidato alle regionali e vinciamo bene la Toscana, e poi magari possibilmente non perdiamo il Piemonte, non perdiamo la Liguria, queste sono le regioni, la Puglia, dove ci giocheremo parte della credibilità per il futuro. E tu per questo obiettivo, come sindaco di Firenze, come esperienza che hai realizzato, la vittoria alle primarie, la vittoria alle elezioni, credi di essere un po' un modello di vittoria, come si vince a livello nazionale? No, perché noi a Firenze abbiamo vinto una partita diversa. A Firenze ci saremmo rincorsi da soli se avessimo perso. Quindi Firenze non è una realtà nella quale ci si gioca sul filo fino all'ultimo. Io penso di poter dare una mano in un altro senso, noi pensiamo di poter dare una mano in un altro senso. Noi abbiamo vinto delle primarie in un contesto nel quale tutti ci dicevano che le primarie non andavano fatte. Dal giorno dopo ci siamo messi insieme, dal giorno dopo. Certo, si è fatto un po' di discussioni, come era ovvio, ma dal giorno dopo siamo ripartiti tutti insieme. Una volta ripartiti insieme abbiamo detto: vogliamo o non vogliamo tentare la strada del rinnovamento? E abbiamo detto a quelli che stavano in Palazzo Vecchio: nessuna critica contro di voi, però a un certo punto dopo 10 anni si cambia, facce nuove in Palazzo Vecchio, assessori nuovi in un contesto nel quale il PD ha la maggioranza assoluta sia della giunta che del consiglio. È una cosa bella questa, è importante, è unica forse in Italia. Però persone nuove, provenienti da esperienze diverse, giunta fatta alla svelta, soltanto 10 persone in giunta, metà donne e metà uomini, cosa che avevamo fatto anche in provincia. E poi abbiamo detto: ci siamo presi 100 impegni, facciamoli. Ho raccontato dei parcheggi agli ospedali, ma potrei dirvi dei vigilini, ma potrei dirvi delle questioni di cultura contemporanea o di rilancio sulle grandi sfide di Firenze capitale mondiale. Dire al Presidente della Repubblica Cinese che non importa che venga in Palazzo Vecchio non è una polemica pretestosa, è come dire che noi siamo orgogliosi di essere una delle capitali della libertà e della democrazia, e ne siamo fieri, felici, orgogliosi, entusiasti. Allora, se c'è questo, noi saremo in grado di essere utili al PD se facciamo bene il nostro lavoro. Allora io vi dico: aiutateci a capire dove sbagliamo, fateci capire se stiamo commettendo degli errori. Cercate di aiutarci a non perdere mai il contatto con le persone. È inutile che io contesti il PD nazionale che ha perso il contatto con gli elettori se poi io non mi faccio mai vedere a Brozzi piuttosto che a Gavinana, se poi io sto chiuso in palazzo. Ricevere i cittadini mercoledì mattina talvolta è un po' faticoso, perché arrivano delle storie bellissime, e anche delle storie. Una volta c'è stato un incrocio tra una suorina di 92 anni che poneva un problema degli autovelox in una zona della città e un fiorentino doc moccolatore di professione, che si sono incrociati all'entrata della porta, e è stata una cosa molto molto divertente, per dire quanto è bella la ricchezza fiorentina anche, no? Quanto siamo orgogliosi di quello che rappresentiamo. Però noi possiamo dare una mano al PD se facciamo bene il nostro dovere.
non se ci si mette a rifare le discussioni nazionali. Infatti io ho smesso di chiacchierare di politica nazionale.